Oh, attenzione, bloccaggio, bloccaggio lungo, infilo. Ciao ragazzi, oggi sono al circuito Oran Park in configurazione Grand Prix. Allora, cosa dire su questo circuito? Prima di tutto ci ho già fatto una gara nella configurazione sud e per chi non lo sapesse, questo circuito ha ben 6 configurazioni. Quindi alcune curve già le conoscevo, ma in questa configurazione in particolare bisogna prestare attenzione alla curva 4, dove c'è un dislivello dell'asfalto e lì è facile perdere il controllo della macchina. Ma ora basta chiacchiere e andiamo subito in gara. Eccoci qua ragazzi, altro giro, altra pole. Andiamo con i semafori rosso, verde. Vai, vai, bandiera verde, vai. Si parte. Stavolta non sbaglio a mettere la marcia, però purtroppo parto lentissimo e mi superano addirittura in 4. Macchina. Attenzione, si tagliano la strada. Che disastro. Mamma mia. Fortunatamente sono riuscito a sopravvivere. Arriviamo in curva 1. Ok, sempre in quarta posizione. Vediamo un po' che succede. Va largo Yelamos. Macchina a sinistra è libero. Si è girato. E quindi sono passati anche gli altri. Abbiamo anche un italiano dietro, Turconi. Adesso c'è al comando Krivan e Philips, che si stanno dando già battaglia, si danno fastidio, e questo va a mio vantaggio sicuramente. Guardate come mi avvicino. Attenzione a Philips che prova a prendere l'interno, frena troppo. È andato a bloccare il posteriore, si è girato. Mamma mia, non so se mi è uscito il race control, se l'ho toccato o meno. Fortunatamente non mi ha preso, ma ha preso gli altri dietro, che sono rimasti ormai a 2 secondi e mezzo. In parte sono stato fortunato e in parte no, anche perché Krivan ormai sta già volando in prima posizione con 4 secondi e 2 di vantaggio. Però sono stato anche fortunato a rimanere in seconda posizione. Adesso vediamo un po' come sarà il mio passo gara e soprattutto quello di Krivan, che a questo punto devo sperare soltanto in qualche suo errore per recuperare. Ecco qua il primo errore. Si è girato, no, ha ripreso. Vediamo, adesso siamo a 1 secondo e 8. Vediamo se riusciamo a recuperare, però vedo che nonostante tutto comunque sta girando bene. Ok, dai, 1 secondo e mezzo, 1 secondo e 4. Anche te c'è il leader, dai che ci siamo. Ok, l'ingegnere ci conferma che davanti è il leader e siamo in seconda posizione. Cerchiamo di spingere sempre attenzione. Per il momento il distacco è uguale a prima, quindi stiamo girando più o meno sugli stessi tempi. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Gli altri dietro ormai sono a 10 secondi. Qualcuno è uscito, sta uscendo dai box, ha riparato l'auto, però ormai sono quasi tutti doppiati. Ecco il dislivello che vi dicevo prima, l'ho appena passato, e qui se non si sta attenti rischiate proprio
di perdere il controllo facilmente della macchina e girarvi. Vedo Krivan un po' in difficoltà in queste curve, però non molla, sta spingendo anche lui. Tra l'altro Krivan era partito molto molto indietro, forse un quarto, quinta posizione, se non sbaglio. E per quel caos in prima curva si è trovato prima. Però devo dire che comunque come tempi è molto molto veloce. Ha fatto, ho messo soltanto una sbavatura per il momento. Però vedo che sta guadagnando 2 secondi e 2. Guardate qua quanto mi guadagna. Siamo all'inizio del quinto giro e purtroppo sta andando fortissimo. Purtroppo per me mi ha preso un secondo quasi. Siamo a circa 3 secondi, 2 secondi e 9. Sta andando veramente forte. Lui sta facendo dei tempi veramente interessanti, starà girando comunque fisso sull'1,20 mentre io sono sull'1,21 alto. E guardate quanto mi ha preso in queste curve, se ne sta andando. Se voglio recuperare devo darmi una svegliata. Quasi 4 secondi, raga. Sta veramente martellando dei tempi veramente interessanti. Quasi 4 secondi, quasi un altro secondo preso. Pensate se fosse partito in pole invece. Forse in due giri non è riuscito a fare un buon tempo, ma comunque al momento ha un buon passo, cosa che io non ho. Ah, qua un po' largo. Soltanto adesso io sto girando sul 20, chiudo il sesto giro con 1,20 e 7, però ormai direi che le speranze di recupero sono ben poche.
Oh, attenzione, che è successo? Si è girato di nuovo. Dai, che siamo mezzo secondo dietro. C'è speranza. Adesso mi devo attaccare dietro e cercare di non perderlo di nuovo, di rimanere scia. Magari di studiare un po' i suoi punti deboli. Vediamo un po'. Diciamo che in questo momento la mia costanza sta pagando. E il fatto di commettere pochi errori sicuramente mi sta aiutando. Dai, abbiamo chiuso il giro sempre con un mezzo secondo di ritardo. Facciamoci trainare dalla sua scia. Vediamo che qua entra molto molto forte. Mi guadagna parecchio qua queste curve. Adesso lo devo costringere a fare delle traiettorie un po' più difensive. Infatti vedete come inizia a chiudere parecchio e questo mi fa guadagnare. Oh, sbandata qua, è entrato proprio di traverso. Qua vedete come chiude, io rimango largo. Ultimo giro, bandiera bianca. Ultimo giro, piccola indecisione sull'acceleratore. Poi se si va lunghi vai direttamente a muro. Sempre mezzo secondo. Oh, attenzione, bloccaggio lungo, infilo. Macchina a destra. Libero a destra. Non lo vedo negli specchietti, quindi sicuramente è di fianco. Macchina a destra. È di fianco, devo stare attento a non chiudere. Macchina a destra, rimane a sinistra. Altrimenti facciamo un disastro e buttiamo una gara. Dai a sinistra, c'è la macchina a destra. A attenzione, destra è provo ok. A farlo passare. Libero per a destra. Cercare l'incrocio e trovo un varco. A sinistra. Macchina a sinistra, rimani a destra. Lui è sempre di fianco qua, mamma mia. Rimani a destra, macchina a sinistra. Ci siamo sfiorati qua, devo stare largo perché lui sicuramente è all'interno. Stai a destra, a sinistra è tutto ok. Ha mollato, è dietro, ha alzato il piede. Ultima curva, devo stringere qua di più per non farlo entrare. Ok, perfetto, adesso mi devo solo difendere. Ultimi metri. Grande vittoria, bellissima. È così che si vince, sei stato autore di una gara ottima, davvero strepitosa. Bellissima battaglia, ragazzi, forse una delle mie gare più belle. Grandissima vittoria, vedete quando la costanza paga. Il fatto di essere veloci lo ha aiutato, però comunque nel commettere errori è stato comunque penalizzato. E fortunatamente ha sbagliato, sono riuscito a mettergli quel poco di pressione tanto da fargli commettere un altro errore. E ne ho approfittato. Bellissima battaglia, complimenti a Krivan, che è stato molto molto corretto. Siamo stati corretti entrambi. E dai, va bene così, bellissima vittoria. Ok ragazzi, che dirvi, io spero che questa gara vi sia piaciuta. Se vi va, iscrivetevi sempre al canale, lasciate un commento, mi raccomando. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!